Buonasera, eccomi qua. Possiamo dire che in vista dell'ormai imminente risposta israeliana all'Iran sul piano militare, c'è ormai un perfetto ricompattamento fra Stati Uniti e Israele, in particolare fra Biden e Netanyahu, superando le polemiche delle settimane scorse, dei mesi scorsi. Diciamo che c'è un accordo di massima che mi pare ormai sia condiviso, insomma, da parte di tutte le persone di buon senso, anche se parecchie che non sono di buon senso se ne possono rintracciare con facilità in giro, ovvero compreso Guterres. Però diciamo che in generale una cosa è chiarissima, che l'Iran trovatosi faccia a faccia senza lo scudo dei suoi due proxy principali, gli Hezbollah e Hamas, a fronteggiare il nemico contro il quale aveva giurato odio eterno e distruzione totale. Gli si è buttato addosso con circa 200 missili, fra cui moltissimi, appunto questi missili che sono grossi più di un camion, non l'avete visti come sono veramente impressionanti, ciascuno è una tonnellata, ecco, e ha provato con tutte le sue forze a portare morte e distruzione su Israele. La cosa non è inusitata perché. Ecco, quello che adesso mi pare che stia venendo alla coscienza anche degli Stati Uniti è il fatto che qua da tempo non è che c'era da parte di Hamas un atteggiamento di rivalsa palestinese o da parte di Hezbollah non si sa che cosa, ma un senso di solidarietà nei confronti di Hamas. No, qua c'era un piano di distruzione guidato dall'Iran che finalmente ha disegnato una linea rossa, non c'erano i suoi proxy. Si è presentato sul proscenio, eccomi qua, io sono il capo in testa di questo piano gigantesco che in Medio Oriente punta alla guerra contro l'Occidente, di cui il capolista è Israele. E questo è quello che è successo. Allora, gli Stati Uniti e il G7 adesso dicono noi siamo dalla parte Israele. Io voglio vederlo quanto sono veramente dalla parte di Israele, perché poi quella specie di tic per cui uno dice cessate il fuoco a un certo punto, mi sembra che sia già in balzo anche negli Stati Uniti stessi, anche se Biden ancora non l'ha espresso pienamente, però comincia a dire non si può far questo, non si può far quello, Israele non si possa, per esempio. Questa strana cosa per cui non si dovrebbero poter colpire gli impianti atomici, questo è veramente stupefacente, perché se c'è una cosa veramente che è un problema per il mondo intero è che l'Iran realizzi la bomba atomica. Nel momento in cui lo facesse, il mondo intero sarebbe vittima di un ricatto complessivo che viene da un Ma paese scusate, però ferocemente antioccidentale, insomma. anche tecnicamente difficile colpire quei siti nucleari, mi si è detto le bombe sono troppo pesanti, gli aerei israeliani non sono in grado di trasportarle. Di certo io penso che in questo momento a Tel Aviv si stanno affrontando tutta una serie di problemi del genere di quello che stai giustamente ponendo te, la distanza, il peso, il modo in cui gli aerei, non sto parlando di un obiettivo specifico, dico, si sta valutando quale obiettivo colpire, come farlo e quindi si valutano tutte le cose. Quello che posso dire io è questo, che avendo visto come Nasrallah è stato colpito, mi viene da pensare che gli israeliani sono capaci di arrivare molto più in profondità di quanto non si pensasse. Ora, siccome si sa appunto che alcuni impianti atomici soprattutto sono difesi dalla profondità, ci possiamo immaginare, sto parlando sempre di un terreno in cui non mi addentro e lo dico tutto con la massima cautela.
che però, diciamo così, nel momento in cui Israele avrà scelto il suo obiettivo, che potrebbe benissimo essere invece anche i pipes petroliferi e forse con un maggiore impatto immediato su una situazione, perché andrebbero a colpire direttamente tutto l'impianto economico iraniano, beh, anche questo potrebbe essere una cosa. Un'altra cosa ancora potrebbe essere la scelta invece di colpire questa terribile, orripilante leadership che uccide le donne, picca gli omosessuali e tiene tutto un popolo intero sotto un giogo dittatoriale fascista dal 1979. Io penso che anche gran parte di questo popolo in queste ore cominciano ad arrivare importanti notizie su questo, per la gran parte vede questa come una grande occasione di liberarsi di un regime insopportabile, contro il quale ha già dimostrato più volte di volere condurre le sue rivoluzioni. Certo, poi arrivano le guardie della rivoluzione, si mettono a sparare per la strada alle famiglie, alle donne, ai bambini e tutto sempre finisce nel sangue. Questa volta, vedi, è la prima volta che veramente, ecco, questo mi fa fare anche un sorriso in queste ore difficili, dopo che tutti noi siamo stati parecchio, anche vero, nei bunker, con le sirene, eccetera, ma e ripensiamo in questo nostro primo dell'anno, perché oggi è il primo giorno del 5785 per noi ebrei, vero? Abbiamo pregato, abbiamo pensato ai soldati al fronte, abbiamo avuto 9 morti, eccetera. Però io penso anche che è la prima volta che la gente iraniana che vuole la democrazia sente che finalmente fuori dai confini iraniani c'è qualcuno che li sostiene veramente. E guarda che non è piccola cosa, per loro che hanno sofferto così tanto a fronte di quella terribile dittatura che li domina. Ecco. Qui vedo veramente questo disegnarsi di un confine fra il bene e il male. Ecco, capisco che dico una cosa difficile e pesante, però io credo davvero, sai, che dove c'è la libertà e dove c'è la democrazia, certo ci può essere una guerra è sempre una cosa terribile, è una guerra, insomma, non può essere gestita sempre avendo in mente 21 giorni, 3 giorni, 2 settimane e cessate il fuoco. Una guerra, soprattutto quando si tratta di Israele, che è sotto una minaccia che lo circonda ormai da decenni e che Israele ha sempre evitato di affrontare, adesso mi sembra che la debba affrontare a fondo, ecco, e che Domani, questo stia. sì, domani il ministro degli esteri iraniano sarà a Beirut. Ora, nonostante l'indebolimento di Hezbollah, il Libano resta profondamente ostile a Israele. Tra l'altro, oggi per la prima volta l'esercito libanese ha risposto alle forze israeliane. Sì, guarda, ha risposto, si sa appunto che le armi in possesso degli Hezbollah sono tantissime e che, no, che sia delle truppe dei Redwan, cioè quelle guerriere, che delle loro armi ne sono state distrutte solamente una parte. Ma intanto ne è stata distrutta una parte consistente, va bene, perché questo lo si vede dal fatto che a non essere più sulla piazza, sono fra i suoi leader più importanti. Qui ricordati che c'è stata tutta la gestione veramente miracolosa della vicenda dei Biber, che questi Biber erano in mano a quadri alti e medi, quindi sì, ci sono ancora tanti soldati della forza Radwan. Quanti capi ci siano ancora in giro io non lo so, certo ce ne sono ancora e di missili ce ne sono ancora parecchi. Israele cerca di eliminarne quanti più possibili e questa cosa dell'ingresso nel sud del Libano, lungi, ecco, dal rappresentare come la vogliano vendere, che è veramente ridicolo, un desiderio di occupazione, prima di tutto è quello che Israele si è proposto, cioè far tornare la gente a casa e quindi liberare quello spazio in maniera che non possono più torturare la gente con i loro lanci continui, che peraltro oggi sono stati e sono stati parecchi e anche ieri notte, perché c'hanno ancora, come dicevi tu giustamente, uomini e armi. Ma l'altra cosa, e ci tengo molto a sottolinearla, quello che si sta trovando lì e da cui purtroppo sono usciti fuori gli uomini che hanno ucciso questi 9 ragazzi nel corso della giornata di ieri, sono queste gallerie identiche a quelle di Hamas che spuntano dalla parte di qua,
che sono piene di armi e di riserve di ogni tipo di cosa, sono adatte a contenere degli ostaggi, sono adatte ad essere il fronte interno di una guerra di invasione, perché questo era quello che l'Iran aveva deciso di fare con gli Hezbollah, con Hamas. Poi l'attacco di Hamas è scappato troppo alla svelta, gli Hezbollah non hanno fatto in tempo a mettersi immediatamente a questo tipo di eccidio sanguinoso e hanno cominciato a sparare i loro missili. E con questa incredibile persecuzione continua, tenendo il territorio a nord vuoto, però hanno dato tempo all'esercito israeliano di prepararsi. L'esercito è salito subito, il giorno dopo, mentre cercava di riparare gli spaventevoli danni e andava a verificare l'orrore che si era compiuto sul territorio al sud, già gli telefonavano madri di ragazzi che stavano partendo per il nord, perché si è capito immediatamente che cosa? Che l'Iran stava muovendo le sue legioni. È sempre stato lì il nodo, è sempre stato quello il cuore della questione. E adesso Israele si trova finalmente a fronteggiare questa battaglia. Io spero veramente che il fatto che lo abbia fatto, dimostrando di nuovo tanta capacità, perché questa è sempre la prima cosa e la più importante, dimostrare di essere pronti a combattere, di avere questi ragazzi meravigliosi di 20, 21, 22 anni. Vedrete, se volete andate a vedere i film, c'è uno di loro che purtroppo è stato ucciso ieri, che ha lasciato un messaggio ai suoi genitori in cui diceva: io non combatto per odio, io combatto per amore verso di voi, per difendere la mia famiglia e la mia casa. E questo è lo spirito con cui si va in battaglia da parte degli israeliani, che in più avvertono sempre i civili di uscire dalle case, avvertono sempre prima. Quindi, insomma, da parte di Israele c'è sempre questo desiderio di non uccidere i civili, ecco, questa di evitarlo in tutti i modi. Poi la guerra è guerra, e soprattutto quando è una guerra in cui la parte opposta usa invece i civili come scudi umani e li butta anzi sul fronte della battaglia, gli mette i missili dentro casa, gli mette le armi dentro casa, si capisce che sarà una guerra difficile. Adesso bisogna vedere che scelte farà. Vi ricordo una cosa, che quando nell'81 Israele decise, Begin, era Begin allora il primo ministro, decise di distruggere la centrale nucleare irachena, ci fu da parte dell'America una levata di scudi, no, 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 per carità. E quando dopo Israele ebbe fatto questo passo, naturalmente violazione del diritto internazionale, tutto quello che si vuole, immaginatevi dopo se Saddam Hussein avesse avuto la bomba atomica. Ecco, noi ci troviamo in una situazione molto peggiore di questa, perché gli iraniani sono molto più seri, molto più organizzati, e l'Iraq è un paese di 80 milioni di persone, vero? Quindi, insomma, siamo di fronte a una situazione di una minacciosità internazionale in cui l'Iran è anche alleato con la Russia di Putin. Quindi, insomma, la faccenda è complessa. Io penso che ognuno si debba mettere una mano sulla sua coscienza di uomo di libertà e di uomo di democrazia, di donna della libertà e di donna della democrazia, per difendere appunto i nostri figli. Credo che questo sia il momento di farlo. Lo capisco che sono parole dirette e pesanti, ma mi sento molto di farlo. In questi giorni proprio è un momento grande, è un momento grazie. Molto grande. Grazie tanto a voi. Grazie Fiamma di Restan, alla prossima occasione.